Ciao ragazze, oggi farò questo trucco per soddisfare una richiesta che mi è stata fatta di una ragazza che tra un mese circa avrà un matrimonio e voleva un trucco sul rosa. Sul rosa mi ha detto un attimo com'era il vestito più o meno ed adesso i colori comunque champagne, rosa antico e rosa un po' più forte. Sono andata per questo trucco, un trucco sul appunto color champagne marroncino. Un rosa molto chiaro, un rosa un po' più acceso e niente, una linea d'eyeliner. Diciamo non è forte, è molto semplice, ma lo trovo molto molto carino. Per come base applico una matita morbida su tutta la palpebra mobile. E la sfumo. Ora prendo un ombretto rosa della Kiko, utilizzerò questo, il numero 88, e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. Lo bagno un po' con del Fix Plus. Vado leggermente su, ma lascio un pezzettino libero. Vado anche qui. Ora prendo questo ombretto, un ombretto color burro, questo è il numero 54, burro vaniglia. E lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Prendo il Color Sphere numero 3, questo qui, e lo applico qui nell'angolino dell'occhio. Prendo ora il numero 25, che è una specie di bronzo. Ok, lo metto sempre qui nell'angolino. Prendo ora un ombretto rosa, utilizzerò questo, è il numero 50. Ok, lo vado a mettere all'attaccatura delle ciglia. E qui mi alzo leggermente. Qui faccio una linea leggermente sopra la piega dell'occhio. Così. Ok, prendo il blending brush e vado un attimo a sfumare. Prendo ora un eyeliner nero, io utilizzerò questo pennellino fino e faccio una linea all'attaccatura delle ciglia, molto molto fine come linea. Parto da qui. Prendo ora un pennellino d'eyeliner o da sopracciglia, comunque questo qui un po' più cicciotto. Prendo di nuovo il colore rosa, il numero 50, lo applico vicinissimo, vado a tamponarlo vicinissimo alla riga di eyeliner, fino a qui, seguo appunto la riga e lo sfumo verso l'interno. Da qui continuiamo a sfumare verso l'interno, così. Ok, adesso prendiamo un blending brush,
sfumiamo. Riprendo il rosa iniziale, l'88, e lo riapplico qui al centro dove abbiamo lasciato appunto uno spazio un po' vuoto. Prendo ora una matita lilla, quasi rosa insomma, la 102 della Kiko, la metto qui. Da riflettere da parte sua, forse ci sarà stato proprio appena appena. A me non è piaciuta, non è arrivata assolutamente. Ok, e prendo una matita adesso nera, la metto nella parte finale e nella rima superiore dell'occhio. Sfumo in alto la matita nera fino ad incontrare la riga che abbiamo fatto precedentemente. Generale è una canzone di Francesco De Gregori, una canzone semplice dal punto di vista tecnico, è una canzone che faccio cantare. Figura e mascara. Lo fa per salvaguardare il proprio lavoro, lo fa per aiutarlo, io non riesco a capirlo. Però è sbagliato, Enrico secondo me deve riconoscere le note, deve imparare a prenderle, deve imparare a controllarle, deve trovare una musicalità, deve imparare a... Come blush applico un blush rosa matte, qualsiasi blush rosa va bene. Quindi la usa nella maniera giusta, è musicale, è molto bravo dal punto di vista dell'interpretazione a colorare la sua voce, quindi utilizza molte sfumature, molti colori, molti suoni. Per non appesantire il tutto sulle labbra posso utilizzare o un gloss trasparente e basta, o... Io utilizzerò questo rossetto della Kiko al numero 92, molto naturale. Ha un'attitudine allo studio particolare, le persone che provengono dagli studi, dall'istrumento, della voce, hanno sicuramente una capacità all'apprendimento, un'attitudine all'apprendimento molto più veloce. Io ricevo un desiderio. Ok. Di grazia, non capisco. Vediamo. Ok ragazzi, è finito, spero vi sia piaciuto, soprattutto la ragazza che me l'ha chiesto, e niente, al prossimo.